Ora risolviamo questo esercizio. Immaginiamo che un giorno venga scoperto un pianeta all'interno del Sistema Solare, un pianeta X che orbita molto lontano dal Sole, molto più lontano della Terra che invece ha questa orbita qua. E ci chiediamo qual è la distanza del pianeta X dal Sole perché quella è praticamente impossibile da dedurre dalle osservazioni astronomiche dirette. Infatti noi nel cielo vediamo un puntino che si muove tra le stelle e non sappiamo a quale distanza si trova, però conosciamo di questo pianeta X la durata del periodo di rivoluzione, quindi sappiamo che percorre un giro completo intorno al Sole in 300 anni. Già da qui deduciamo che la sua distanza dal Sole è molto grande. Infatti sappiamo che più è distante un pianeta dal Sole e più è lungo il suo periodo di rivoluzione. Da questa informazione vogliamo calcolare la distanza del pianeta X dal Sole. Lo possiamo fare utilizzando la terza legge di Keplero. Noi sappiamo che t alla seconda diviso r al cubo è uguale per tutti i pianeti del Sistema Solare e il suo valore è questo valore qua chiamato Ks, una costante valida per il Sistema Solare. Quindi anche il pianeta X ha questo rapporto, quindi il periodo di x al quadrato diviso la sua distanza dal Sole al cubo deve essere questo numero, ma a noi di questo numero non interessa, cioè non ci serve di sapere quant'è questo numero, basta che noi uguagliamo T2 su R3 per il pianeta X e lo rendiamo uguale a T2 su R3 della Terra. Quindi l'unica formula che ci serve è questa, cioè il rapporto periodo al quadrato diviso distanza al cubo deve essere uguale sia per il pianeta X che per la Terra. Si tratta di un'equazione in cui c'è un'incognita sola, è la distanza del pianeta X dal Sole. La ricaviamo portando Rx al cubo a destra, eccolo, e portando il periodo della Terra al quadrato a sinistra sotto qua e portando RT al cubo a sinistra sopra. Quindi questa è la formula inversa. Dopodiché facciamo l'estrazione di radice cubica per trovare Rx. E quindi otteniamo che la distanza del pianeta X dal Sole è uguale alla distanza della Terra dal Sole per la radice cubica di questo rapporto al quadrato, quindi del rapporto dei periodi al quadrato. Andiamo quindi a sostituire i numeri, la distanza del pianeta X dal Sole è una unità astronomica, la distanza Terra-Sole, per la radice cubica e del rapporto dei periodi. Il periodo del pianeta X è 300 anni, il periodo di rivoluzione della Terra è un anno, quindi dobbiamo fare 300 al quadrato, quindi la radice cubica di 900. E il risultato è 44,8 unità astronomiche, quindi il pianeta X orbita quasi a 45 volte più distante rispetto alla Terra. Come vediamo, non è stato nemmeno necessario utilizzare questo valore numerico di Ks, è bastato uguagliare il quadrato di t diviso il cubo di r per il pianeta X uguale allo stesso rapporto per la Terra. Quindi abbiamo usato la terza legge di Keplero.